Ok, ora mettiamoci il panno. Benvenuti in un nuovo video della Space Family! Devo parlare a bassa voce perché oggi ho deciso di fare uno scherzo a Vale. Lui non sa veramente niente, raga, ma zero di zero. Spero si senta quando parlo perché comunque se mi sente salta tutto. E niente, ho ordinato un serpente che cammina da solo, perché l'altra volta ho visto tipo un video e mi è venuto in mente di prenderlo e fargli uno scherzo telecomandato e dei gratta e vinci falsi, che però sembra che hai vinto veramente tipo 50.000 euro, una cosa del genere, 500.000 euro. Sto aspettando che arrivi il pacco e niente, ora vedo come gestirmela un po', vi aggiorno fra poco. Ecco gli aggiornamenti. Vale è appena uscito in questo momento, è andato a fare dei giri ed io sono sola a casa. Sto aspettando che il corriere arrivi, perché se arriva nel mentre arriva lui, lui potrebbe dirmi che pacco è, chi è il mio, perché anche lui ha ordinato qualcosa, quindi posso imbastirgliela dicendogli che sono arrivate le mie cose o per lo scrapbook. Mamma! Si è svegliato, ora vado, ma oppure per, che ne so, metto qualcosa, tipo faccio finta di aprire il pacco e dico ho ordinato degli stuzzicadenti, non lo so, ora vedo. Comunque credo che gli dirò che mi sono arrivati questi e lo aprirò tipo da una parte, tanto lui se ne accorge. E aspetta, vi faccio salutare mamma. Dov'è il bambino più bello del mondo? Dov'è il bambino più bello del mondo? Eccolo qua, il bambino più bello del mondo. È l'amore della mamma, è l'amore della mamma. Buongiorno, pesolino. Buongiorno, non si mette questo neanche la manina. Si mette questo. Ciao, ciao. Il tuo flop e il tuo bing. Dov'è Oppiti, mamma? Dov'è Oppiti? Vuoi avere questo come Oppiti? Preferisci questo di Oppiti? Mamma deve fare uno scherzo a papà. Gli reggi il gioco? Gli rezziamo il gioco a mamma? Gli rezziamo il gioco alla mamma? Mami, buongiorno, pesolino. Ti porto con me? Oh, mi sento proprio cattiva. Arriva, spero che arriva. Raga, lo sto aspettando, dai! E niente, ho paura che non riesce. No, cavolo, devo inventarmi qualcosa, raga, è appena tornato. Devo inventarmi il pacco, cioè nel senso che gli dico... Vabbè, gli dico che mi hanno inviato questo, questo lo devo nascondere allora. Comunque ho ordinato le tende per... Le tende, mamma? Ho ordinato le tende per di là e le tende per qua. Le ho ordinate... Boh, mi sembra verdi le tende, amo. Bene. Capito? Bene. Poi ho preso altre due cose per il bagno. Sì. Qualcosa della cucina che mi serve da me. Ah, monedina. A monedina? La prima volta che l'ho sentito parlare mi sono sciolta. C'era una nota vocale su questo profilo. Non vedevo l'ora di dirlo alle ragazze. Gli ho appena detto che devo andare in bagno. Il corriere ancora non è arrivato e sono quasi le due. Niente, raga, sono le tre e ancora non è arrivato nessuno. Aspettiamo ancora un po'. 15:54, ancora niente. Vale ancora a casa e penso fra un'oretta va a comprare da mangiare, quindi... Ok, pensavo che mi stava sentendo. Si è svegliato anche mamma, il vero mami, ti sei svegliato. E niente, mi sto riposando, Vale di là con Martino perché si è appena svegliato e ho controllato su Amazon che praticamente il pacco arriva dalle 2 alle 5. Sono le 4, manca un'ora, quindi entro quest'ora arriva.
aspettiamo. Sono arrivati i pacchi. Devo fare il latte a Martino e dopo che gli faccio il latte sicuramente Vale andrà a fare la spesa, quindi faccio il latte a Martino e mi esprimo. It's the dream. È pronto, mo? It's the dream. Ok, Vali sta andando a fare la spesa proprio ora. Ok mamma, papà se n'è andato, quindi posso mostrarvi ufficialmente cosa ho comprato. Partendo da questo che non c'entra niente, però volevo tanto mostrarvele. Ne ho prese due, sono delle Bath Bomb, guardate che belle. Ok, pensavo che era lui. Guardate. Praticamente le metti dentro l'acqua e fuori esce l'arcobaleno. Oh! Hanno un odore fantastico, ve lo giuro. Comunque ne ho prese due, ve le farò vedere sulle storie. Come prossima cosa ho preso delle mani finte. Sembrano veramente vere. Queste devo decidere come usarle. Comunque eccole qua. Con la mano e sono due. Oh, Ci stiamo toccando. Madonna che ansia. Ma guardate le dita. Guardate le dita. Oddio. Pensate la mano al contrario. Ok, è arrivato il momento di provare questo serpente. Ora lo metterò per terra e cercherò di capire come funziona, perché sennò non so manovrarlo. Ok, abbiamo qui l'ovetto. E dovrebbe... Oh! Ma raga, oh mio Dio, Dio, sembra vero raga, sembra vero. Ok, non spremiamo la batteria, secondo me è approvato. Io raga, io mi sono dimenticata che ho preso anche i biglietti finti. Ok, ce la devo fare. Ok, ho messo Martino un secondo nel passeggino perché noi dobbiamo salire e vedere se sopra, dove ha il computer, lo studio, eccolo qua, questo è lo studio di Vale, se ha ancora tutto da finire ovviamente, ma se è a posto per le mani. Ok, sì, non guardate che è un mangione, ieri sera si è mangiato i tuc, gli metterò le mani qua, una qua e una di lei, lo coprirò tipo con, le coprirò con tipo un panno o qualcosa. Lui andrà a togliere, il telefono sarà qua dietro e si vedrà la sua reazione.
Ok, si può fare, è fattibile, ma non so se metterle adesso, così quando sale ad editare già è lì. Io credo di sì, le metterò adesso e appena arriverà con la macchina andrò a posizionare il telefono per la sua reazione. Ok, ho preso le mani, adesso prendiamo una sua maglia, prendiamo questa di Bo, non so se lo vedete, ecco di Bo, e andiamo su a posizionare le due mani finte. Andiamo, madonna, non so scene. Ok, ancora non è arrivato. Saliamo. I lanci. Comunque quanto sono fatte bene, raga. Cioè, bellissime. Ovviamente lui arriverà qua e dirà fammi togliere sta maglietta perché devo iniziare di là. E perché c'è una maglietta? Beh, comunque se lui la toglie senza chiederselo, sicuramente conoscendolo, vero amore, stai dando questo video. Comunque, voce, puoi mettermi invece tu una canzone tipo di Gloria? Tutto, oddio santo, non riesco mai a fargli scherzi, quindi stavolta spero di sì. Ora aspettiamo che torni e vediamo un pochino la situazione. Esattamente come è lì dietro, è tornato. Ci aspetta. Ok, eccole qui. Il telefono lo metterò qui dietro. Questa deve un po' cliccare sui tasti. Ok. Ok, ora mettiamoci il panno. Secondo te, no? Queste a me sembrano vere. Cioè, ho 10 anni. Ho capito, ma per un attimo ti prende un colpo. No, perché avevo la sensazione che stavi combinando qualcosa. Veramente? Sì, per quello. Come cazzo hai fatto? Perché sei salita su e hai appoggiato il telefono là. Poi sei scesa con me in modo strano. E non lo so, c'era qualcosa di strano in te. Dai, amore. Poi c'era quella maglietta che io non avevo messo. Ho detto questa maglietta, sì, ma questa maglietta qua io non l'ho mai portata su, non l'ho mai messa qua. Ma ho visto una maglietta prima con sopra, ho detto che cazzo l'ha messa quella? Cioè nel mio disordine, io so che cosa ho lasciato in disordine. Quella non era lì. Amore. Vabbè. Prima o poi ce la puoi fare, dai. Ritenta, stare più fortunata, amore. Amore, mi dispiace che non ti è riuscito, te lo giuro. Posso schiaffeggiarti almeno? Sì, vai. Amore, ma come faccio a credere che quelle mani sono vere? Cioè, amore, ma come faccio? Ma ti pare che ci sono delle mani sul mio computer di un tipo morto? Ma chi ne sa? Non c'è zero sangue, non ci sono corpi. Tu sei tutta tranquilla che cammini qua sopra con delle mani di uno staccate là. Amore. Questi scherzi li puoi fare a una nonnetta. Io sono troppo forte per questi scherzi. Tu sei rimasta malissimo. Amore, ti eri impegnata. Avevi comprato pure queste mani su Amazon. Quanto le hai pagate? 15 euro. Pensa a te. Cercavi di farmi uno scherzetto a me. No, dai però. Amore. Ho capito, ma manco un minimo. Aspetta, facciamo così, guarda. Fammi mettere un po' il computer. Oh, ma che ci fa una maglietta che non ho mai portato qua sopra? Fammi alzare un attimo.
Amore, non mi posso spaventare per delle mani finte. Perché no, io mi sarei sto cagata sotto. Perché tu sei la ragazza, io sono l'uomo, non mi caga addosso con queste cose. Ma ho scritto a qualcuno con queste? Con queste? So i props. Va bene, amore, le teniamo per uno scherzo, ma è difficile che qualcuno ci crede. Io sì. E vabbè, il mio scherzo è un altro scherzo fallimentare. Mi rifarò perché dai, è impossibile, raga. Cioè, scrivete qui sotto nei commenti se tu che stai guardando ti saresti spaventato. Tanto mo scrivono no, perché è normale, non vogliono passare per... Però io personalmente dico la verità, io mi sarei spaventata. E ora vado da mamma. Vieni. Mi piange, amore. Era tutto fatto così bene. Mi sono rimasta male perché da stamattina mi sono fatto. Cioè, manco un minimo. No. Ma io non ma posso. Ma come faccio un minimo a spaventarmi, amore? Come faccio un minimo a spaventarmi? Mi dispiace, amore, mi dispiace. Sì, così. Perché? Mamma. Dove vai? È andata. Allora, ragazzi, voleva farmi questo scherzo, non gli è riuscito, ci è rimasta un po' male. Però con me cioè, devi impegnare di più, perché io devo difendere la famiglia, non posso spaventare per delle mani finte, cioè, capito? Non posso spaventare per delle mani finte. Ehi, mamma, io ti devo proteggere, non è che mi devo spaventare per delle mani finte. E avevi comprato anche questo per spaventarmi, amore? Con il pulsatino che si muoveva? Cazzo, figo questo. Questo sembra vero. Bello. Bello, amore. Peccato che si sente sotto il rumorino della plastica dell'oggetto che è proprio finto. Amore. Ti dritti. Non prova a dire comandare. Amo, ma che ti devo. Cosa devo fare se non ti riesco? Non, cioè, che figata, oh! È una bomba! Ma che figo! Non scherzi a me. Veramente, amore, con questo coso qua marcio. Che fa tutto il rimorino della plastica. E vabbè. Non scherzi a me. Questo qua è un video su YouTube? Sì. Ha proprio un video su YouTube? È finito il mio scherzo. Ah, quindi devo tutti. Montare questo scherzo. Esatto. Che non è affatto riuscito. Esatto. Vi ringrazio tutti. Iscrivetevi in direct a qualche scherzo che posso fare, perché non c'è altro. L'unico scherzo che ti era mezzo riuscito, che però era quello che mi lasciavi. Ma perché là mi avevi colpito al cuore, quindi là avevo paura. Fatemi io non sapere. Ho paura di queste cose qua. Fatemi sapere di altri scherzi, per favore, non ci riesco. Più c'è una bambina che si dispiace, per favore. Ho speso anche i soldi per quella roba di merda. Uffa, era bellissimo. Cioè, speravo tanti, credimi, tantissimo. E alla fine ci sono io. Che hai detto? Lei pensava di spaventarmi, alla fine ci sono io che gioco col suo serpente. Cioè, sono proprio curioso di vedere le clip che hai fatto. E dirai, oh, si spaventerà di sicuro con le rotelle dietro? Il serpente con le rotelle dietro, volevi farmi spaventare? Ammettilo che figo. No, questo... Allora, facciamo così. Scrivete, oltre ad altri scherzi che posso fare a Vale, scriveteci a chi possiamo fare uno scherzo del genere, oppure quello delle mani finte. Possiamo farlo a qualcun altro. Ma allora, le uniche persone che ci possono cascare veramente in genere sono persone più grandi. Allora, prossima settimana, mettete like, vengono a trovarci qua i miei genitori. Quindi potremo ai miei genitori fare dello scherzo. Madonna. E lo organizzo io. Tu devi essere mia complice. Ok? Vabbè. Se volete il video dello scherzo ai miei genitori, mettete like. Ma che salta, No, io lo faccio bene. Oltre a questo vado a prendere pure un altro. Vero? Sì, io facciamo finta. Ok, a quanti like dobbiamo arrivare? Se questo video arriva a 15.000 15.000 15.000 like. Però, loro lo sanno, oggi e mamma siamo usciti per un po'. Come siete usciti? Eh sì, siamo usciti. Raga, vi ricordate quanto ci ho messo? Ok, ma come siete usciti? Aspetta. Quando siete usciti? Ho fatto una mini clip, anzi due mini clip, che poi tu vedrai nel montaggio. Ma quando siete usciti? Quando tu sei andato a fare la spesa, io e mamma siamo usciti e siamo andati a prendere, ora, non lo so. Allora, se vinciamo... Grazie. Ti ricordi che oggi... Se vinciamo... Ah.
Se non vinciamo. Se vinciamo non si sa cosa. Però bene. Partiamo. Facciamo un viaggio. Se non vinciamo, vabbè. O pensa se sto video. Tipo il bot. Perché? Aspetta, reggi, tieni, tu rimani qua. Ma io, ragazzi, si è impegnata per questo video, ma... Voi sapete cosa è successo, per io non lo so ancora, io non so niente. Voi sapete cosa è successo? Ma... Lui no. Adesso facciamo il gratta e vinci! Woo! Vieni! Ok, monetina. Vai. Dammi, ti registro io. Vai, partendo. Ma non hai visto sto gratta e vinci? Manco io. Mega contanti. Aspetta. 9 milioni di euro. Numeri vincenti. Ok, 28, 5, 61. Numeri vincenti, 28, 5, 61. Secondo te vinciamo? Ma sarebbe bello vincere. Ok, sì, ma devi leggere il regolamento, mo. Che cosa è successo? Finta. Fammi te. 61. No, aspetta, mo. 100.000 euro. Non ci credo. No, due numeri vincenti, mi sa. Due, mo. Uno, trova i numeri vincenti per vincere l'importo indicato. Due, trova i simboli vincenti per vincere l'importo indicato. E leggi dietro, magari. Uno più volte. Uno più numeri vincenti. No, se è uno scherzo, timbro, perché sennò hai vinto 100.000 euro. No, ma non è uno scherzo, smetti a 100.000 euro. Ah, no, c'è scritto 100.000. Ma va, fangulo, va. Ah, no, c'è scritto 100.000 euro. Simboli? Sì. Fammi vedere i simboli. Pane, la ciliegia, i dadi e il carciofo. Il carciofo. Ah, 100 euro nei simboli e... Ah, 100. Qua 100.000 euro. Ma che cazzo dici? Certo, mo... Ma chi se ne frega? Se abbiamo vinto 100.000 euro, che cazzo me ne frega che ho sporcato? No, hai vinto 100.000 euro. Premio massimo 500.000 euro. E qua c'è scritto premio massimo 500.000 euro, qua 100.000 euro. Ma il premio massimo se è 500.000 euro? 100.000 euro è meno di 500.000 euro, no? Non ci credo che vinto 100.000 euro, è impossibile. 161, 100.000 euro. Ma sì. Portalo al coso. Portalo a vedere. Ma vaffanculo. Attenzione, non è possibile ritirare alcun premio perché questo è un gratta e vinci scherzo fatto da qualche amico. E dai! Ma mi hai creduto però? Ma proprio via moglie hai creduto qua? No, perché ci speravo. Però non avevo mai visto sto gratta e vinci. Era strano. E vabbè, mo tutto strano era. Strano. 100.000 euro. Sì, 100.000 patate. Mamma, non abbiamo vinto. Non abbiamo vinto, mamma. Niente, niente. Mamma si diverte a fare questi scherzi. Così. E va bene, ora puoi finire. Ancora finita. Ho l'ultima chance per spaventarlo.
Ce l'ho fatta, mo? Quasi. Ce l'ho fatta, quasi. E qui ufficialmente si può chiudere il video veramente. Bella. Cazzo! Ce l'ho fatta!